i numeri di giro? 14. Bene, allora buongiorno. Oggi prepariamo i crostini della domenica. E quali sono i crostini della domenica? In Sono Toscana. in Toscana, sono i crostini di fegatini. Eccoci qua gli ingredienti: chiaramente fegatini e cuori di pollo. Allora, bisogna dire una cosa: un tempo ognuno aveva la sua ricetta, ogni famiglia aveva degli accorgimenti diversi e una propria metodologia. Io uso soltanto fegatini e cuori di pollo. C'è chi aggiunge anche fegatini di coniglio al sugo, c'è chi ci aggiunge la milza, c'è chi ci aggiunge un po' di macinato, c'è chi ci mette le acciughe. Io lo faccio come lo faceva mia nonna tanti anni fa, per cui un soffritto di sedano, carote e cipolla, fegatini e cuori di pollo, un po' d'alloro, un po' di salvia e all'ultimo un po' di capperi sciacquati, messi a mollo nell'acqua e poi sciacquati, all'ultimo non in cottura, le mettiamo a crudo e chiaramente tutto cotto in un olio extravergine d'oliva. All'ultimo, sempre insieme ai capperi, aggiungeremo anche del vin santo per dargli l'aroma classico dei nostri crostini. Iniziamo! Dopo ci dici anche le dosi circa per. Beh, noi ci fa mezzo 2 kg di fegatini per volta. Su 2 kg di fegatini usiamo 1 kg di cipolle, di costo di sedano e 3 o 4 spicchi d'aglio. Ecco qua. Una mangia di capperi e un po' di spezie, giusto? Cioè, però Ah, scusa, tanto. manca il vino rosso, scusate, non lo vedete. Dopo vedremo quando i fegatini si sono asciugati che si ritirano, aggiungiamo del vino rosso. Questo mi sono dimenticato di dirlo. Il nostro soffritto lo mettiamo a cuocere in olio extravergine d'oliva. Nel frattempo mettiamo a mollo i fegatini in un po' d'acqua fredda e anche i capperi. I fegatini, una volta che sono stati a mollo per circa un quarto d'ora, 20 minuti, anche mezz'ora, li scoliamo e li sciacquiamo sotto l'acqua corretta. Con la nostra cipolla ben arrostita, quando incomincia a vedere qualche puntino qua là quasi scuro, ci aggiungiamo i nostri fegatini scolati e sciacquati. Alziamo il fuoco e lasciamo andare a fuoco alto fino a che non si asciuga. Nel frattempo aggiungiamo alloro e salvia. Ecco qua i nostri fegatini che si stanno asciugando, siamo quasi pronti. Quando saranno completamente asciutti mettiamo sale, pepe e vino rosso. Qui aggiungiamo un po' di sale. Nel pepe col sale non esagerate perché dopo abbiamo i capperi che sono già salati, anche se sono sciacquati, per cui se è il caso lo riaggiungiamo dopo a freddo. Adesso aggiungiamo, io metto su 2 kg dei fegatini 1 litro di vino rosso. Un buon Chianti, giovane, di là. A questo punto teniamo il fuoco basso basso e lasciamo cuocere, aggiungendo quando c'è bisogno dell'acqua, sicuro sicuro ci vuole 3 ore, 2 ore e mezza, va. Proviamo. Allora, qui abbiamo i nostri fegatini cotti, senti che profumino, Barba, senti. Abbiamo i nostri capperi che sono stati a mollo per un paio d'ore, che abbiamo sciacquato bene. Iniziamo con i capperi. Li facciamo fini, 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 fini. Nel frattempo Mirko mi leva l'alloro dai fegatini. Ah no, c'è Mirko. Cominciamo anche a fare i fegatini. L'alloro va tolto, eh. Cesare, cosa apprezzano di questo sugo nero toscano i tuoi clienti? Che è fatto a coltello è tutta un'altra cosa. Una volta ero stanco, eravamo in mezzo all'estate e non avevo tempo ed energie per poterlo fare a coltello, lo feci con tutta carne, tutta un'altra storia. Ma un altro prodotto, un altro sapore, un altro profumo. Sembra strano, ma è così. Quindi questo risulterà un po' più granuloso. È più granuloso, però sul pane è tutta un'altra storia.
si sente Però la il differenza, fegatino. un cliente che era abituato, che l'aveva sempre mangiato fatto a coltello, sono accorse subito. Mai più, vero? Mai più. Ora lo facciamo fare a Mirko. Sì, ora Mirko, normalmente. Salutiamo Mirko che è a casa. Ciao Mirko! Allora, eccoci qua. Aggiungiamo del vin santo, come detto. E giriamo. Io il vin santo aggiungo a fegatini perché nell'arco di qualche ora, quando è così mischiato, si armonizza con il gusto dei fegatini. Se tu lo aggiungi all'ultimo, dopo senti soltanto il sapore del vin santo, perché il vin santo è molto forte come sapore. Invece così, una volta mischiato, lo mettiamo via, fra un paio d'ore lo apri e sentirai, adesso senti il profumo del vin santo che punge. Fra un paio d'ore, dopo che hai riposato, sentirai la spezzatura, del vin santo, sentirai il sapore dei fegatini, la salvia, tutto in un'armonia. Abbiamo tostato il pane, lo bagniamo nel brodo velocemente. Alcune volte mettevano il vin santo insieme al brodo nel momento in cui lo bagnano, però secondo me averlo messo prima, lasciato il tempo per amalgamare i sapori. Ecco qua, un altro sugo nero e voilà, costino col sugo di fegatini. Buon appetito!